Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Allora, bentornati in questo nuovo video. Come va? Tutto bene? Non c'è una sedia. Non c'è una sedia, siamo pieni di sedie. Ma oggi dobbiamo fare lo svuota la spesa Lidl, perché siamo andati a Lidl. Vero, Lidl? Fai casino con la busta di Lidl. Abbiamo anche la busta Lidl. Abbiamo due bustoni. Attento, non muovere, se no cade il telefono. Va bene? Non muovo il tavolo. Ok. Allora, bentornati. Facciamo questa svuota la spesa Lidl. Siamo stati anche a prendere una box di Too Good To Go da una frutteria. Però la vediamo dopo, lo vediamo in un altro video. Bevi acqua tu? Allora, diciamo che abbiamo speso 35,07 euro. Ok, qui da Lidl. Allora, quando siamo entrati a Lidl abbiamo visto avanti che erano queste, le offerte, a 1,19 euro. Sono 2 litri e mezzo di candeggina, la usiamo fuori per lavare il pavimento della veranda e quindi l'abbiamo acquistata. Poi abbiamo preso anche in offerta una confezione da 12 di acqua Sant'Anna, quelle da mezzo litro. Adesso inizia la scuola, ma in realtà lui ha la sua bottiglietta di Harry Potter, vero amore? Dove metteremo l'acqua? Io sono raffreddatissima, ragazzi. Perché qua è tornato il caldo infernale e amore, non gridare. E l'aria condizionata c'è cioè, di nuovo ammazzati, cosa che stavamo già spegnendo da un po' di tempo. Io ho il naso completamente dolorante. Ah, va bene. Allora, dicevo, che c'è? Per quale motivo? L'aria condizionata, soprattutto ieri in macchina. Allora, amore, facciamo vedere che cosa abbiamo E qua mi è comprato? tutto rosso. Facciamo Mamma, vedere, mamma, cosa abbiamo qual è il tuo comprato? naso? Il tuo non è rosa, è quello di mamma che si è raffreddato. Il nasino, speriamo che rimanga solo quello. Anzi, che se ne vede subito. Raffreddato. Allora, facciamo vedere cos'altro abbiamo comprato? Ok, allora, questi che mi piacciono tanto sono per mamma, ma dobbiamo metterli subito nel congelatore, a meno che decido di farli. Della linea Vegamondo, sì, nuggets di vegani di broccoli. Ho comprato qualcosa in più di vegano, ma così anche involontariamente. Poi per Leon, beh, se li mangia mamma. Leon, questi? Budino alla Sì, budino zebrato, con gli aiuti degli animali. Così magari te lo porti anche come merenda, oppure te lo mangi come merenda il pomeriggio quando torni da questa scuola. farà quella Sì, di terremare. perché Leon lunedì andrà alla nuova scuola, farà la quinta elementare qui a Torre a Mare. Cioè fino a giugno ha frequentato a Trigiano. Sì. Abbiamo comprato questi pomodorini perché da noi stanno uscendo i ciliegini. Stanno diventando rossi, però mi sono presa una confezione piccolina di quelli che costano di meno, praticamente 1,50 euro, pomodori da terreno. Poi Leon si è venuto a prendere le patatine, che di solito a Lidl prende quelli alla paprika, però non c'erano, cioè non siamo andati a Lidl e abbiamo preso queste classiche, il bustone. Quanto sono aumentate le patatine, ragà? No, cioè tutto è aumentato, ma pure le patatine. La finiamo? Io invece, come patatina, io adoro le tortilla. Ho trovato queste col formaggio. Avevo già provato, sono tanto buoni. Ovviamente ci sono le tortilla e non possono mancare i miei hummus al curry e alla barbabietola. Li abbiamo presi. Era l'ultimo, tra l'altro, la barbabietola. Poi ho trovato
la pasta fresca al, quella proteica con la farina di ceci 100%, e ne ho prese due, sono fusibili. Poi la mortadella di pollo, che ieri l'abbiamo finita a cena, vero mamma? Col panino, che Lionna si mangia quella. Mi sono fatta fregare di nuovo le ali speziate di pollo, però in realtà sono piccanti. Però non c'è scritto, c'è scritto solo sullo scontrino. E va. Altro è un pollo. È una gallina. Allora, panini. Panini per Leon. Pollo. Panini per noi. Filancini quelli ai cereali. Papi, questo l'ha preso Papi. Snack, milk, snack, salatini praticamente. Salute. A me piacciono solo questi. Invece loro si mangiano questo. Non so più dove li devo mettere, Papi, di onde. Poi, per la scuola ho preso anche questi qua, i biscotti Neo, tipo gli Oreo, vero mamma? Gli Oreo. Come gli Oreo, questi te li porti a scuola il pacchettino. Poi ho trovato questo qua, mousse al formaggio con olive. Wow, pure questo con i tortilla va bene, ma pure con le gallette. Provare io. Ma qui sto facendo bene, mi piace quello. La leggera di pollo. Tipo manzottini, tipo carne montana è questa, che si mangerà a Papi nell'insalata. Questa è un'insalata, sta nell'altra busta. Ho preso questo pesto, non è per te. Ho preso questo pesto. Quello che gli animali hanno un sapore, insomma, per me. Sì, dopo ho visto che è della linea Vemondo, quindi è vegano, pesto vegano al basilico, quindi non ci sarà il formaggio dentro praticamente, il parmigiano. Comunque, da provare, ci sono gli anacardi anziché i pinoli. Buono. 1,19 euro costava, raga, mi ricordo. Ehi. E basta. E quindi con quella pasta proteica faccio il pesto, che mi va pure di lusso, che è vegano. Allora, la prima busta Lidl è andata. Questa è un po' meno. Ah, eccola. L'insalata che si era preso Papi per farsi con i pomodorini e la carne montana. E cavola verde. Sì. Una confezione di lenticchie rosse, per la settimana ci facciamo le lenticchie anche, dimmi. Che cosa sono le lenticchie rosse? Amore, sono dei legumi, si mangiano. Poi, passata di pomodoro, che era quella che costava di meno, 65 centesimi. Lenticchie. Poi, iniziamo le colazioni di Leon al volo per la scuola, snack al cioccolato. Tipo Kinder Pinguì dei poveri. E mi sono presa un avocado che è ancora bello duro, lo farò maturare in settimana, lo facciamo. Sì amore, questa è tutta la spesa. È uno spin. Ok, questa è la spesa Eurospin. Adesso chiudiamo questo video e facciamo apriamo la box di Too Good To Go, va bene? Quindi ragazzi, noi vi salutiamo, vi auguriamo... Dentro c'è latte. Sì, tutta malandata, vi auguriamo un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video. Seguite il prossimo video. Ciao!